la legge 180, quindi con la legge di riforma psichiatrica, c'è stato un grande passaggio dall'ospedale al territorio. Quelle che noi abbiamo chiamato a Trieste le istituzioni inventate, quindi servizi nel territorio, radicati nella comunità, riconosciuti e riconoscibili. Un lavoro sempre duale sulle persone, ma anche sulle comunità, sui sintomi, ma anche sulle culture, sulla possibilità e autonomia delle persone, ma anche sulla trasformazione delle leggi, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di formazione, perché le persone potessero esercitare poi quei diritti, quell'autonomia, quelle opportunità. Intanto va detta una cosa: i servizi di salute mentale territoriali che erano servizi di prossimità non hanno assolutamente eliminato o azzerato la loro attività domiciliare. Ci sono delle persone che in questo momento, più di prima forse, hanno anche bisogno di qualcuno che vada a trovarle, di uscire dal muro dell'isolamento totale in cui questa condizione di più li mette. I servizi che chiudono o che non hanno niente da fare sono quei servizi che aspettavano il malato, che sono fondati sul paradigma biologico-clinico, per cui alle persone servono soltanto, la malattia ha un'origine in qualche connessione, che non, sinapsi che non funziona, e quindi il problema è il farmaco e basta. E in questi servizi si sta, anche su consiglio di società scientifiche, sta aumentando a dismisura la somministrazione di farmaci depot. I farmaci depot sono farmaci, iniezioni che vengono fatte e che servono per coprire farmacologicamente la persona per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi. E quindi a quel punto, se tu fai questo, se tu gli fai un depot che dura 3 mesi, poi puoi andare anche in ferie tu, chiuderti nella tua bella casa e non fare nient'altro. Di fronte a un'emergenza e a una situazione eccezionale come quella prodotta dal coronavirus, si sta liquefacendo quasi il servizio privato, e le case di cura private mettono in cassa integrazione i loro medici e i loro infermieri. Allora, questo secondo me ci dà uno spaccato sulla centralità del servizio pubblico, e questo è diventato, secondo me, una rappresentazione comune e collettiva. Un'altra cosa che si è evidenziata e che secondo, per me è molto importante, le disuguaglianze regionali nei sistemi di salute, dove le politiche di sanità pubblica sono state debolissime e hanno spostato e si è spostata tutta la sanità verso il privato, oltre che verso la corruzione. Dove non esiste, dove c'è solo la centralità dell'ospedale e non esiste un sistema territoriale, li stiamo assistendo, di medicina territoriale, li stiamo assistendo ad una esplosione del contagio, delle morti e quant'altro. Stanno esplodendo alcune situazioni che sono quelle delle istituzioni totali dell'attualità. Situazione delle case di riposo. Noi non abbiamo chiara percezione, perché non ci vengono fornite informazioni corrette, della tragedia, secondo me, che sta succedendo in Italia nell'RSA e nelle cosiddette case di riposo. Abbiamo esperienza di alcune case di riposo dove in questa situazione del coronavirus sono stati legati tutti i vecchi a Pavia.
Un'altra questione che di cui che poco stiamo affrontando, ma che esplosa già in maniera violenta ed è stata disattesa assolutamente, è quella delle carceri, della quantità di persone che ci sono nelle carceri e anche delle condizioni, evidentemente, che i detenuti, ma anche probabilmente gli operatori del carcere vivono. E l'altra questione è quella dei CARA e del CPR. Le contraddizioni che stanno emergendo sono infinite. Qual è la risposta? Quindi si passa tra il dire: beh, allora non facciamo uscire nessuno, non possiamo portare nessuno, rimpatriare nessuno, teniamo tutti chiusi, al dire invece apriamo le porte, perché questo internamento coatto è illecito di tante persone in questi luoghi produrrà l'aumento del contagio e malattia. Ecco, rispetto a queste cose, che sono le questioni per me centrali di istituzioni che devono essere affrontate per essere deistituzionalizzate, forse alla fine di questo percorso ci preoccuperemo e penseremo di affrontarle in maniera diversa.